Come mai la decisione, la scelta di sottoscrivere un protocollo d'intesa per l'istituzione del polo formativo di Battipaglia? Ma è semplice, noi siamo stati contattati qui dal comune di Battipaglia, poi abbiamo avuto modo di parlare con il responsabile dell'Università La Sapienza di Roma. Abbiamo visto che effettivamente la cosa poteva essere, può essere molto interessante per questo territorio e quindi abbiamo aderito, ma noi come banca di Acquara generalmente di iniziative soprattutto di carattere culturali ne seguiamo tantissime, anzi ne promuoviamo tantissime. E questa credo che è importante anche perché noi parlando con l'università poi abbiamo dato lo spunto di ampliare un pochettino diciamo, la loro area, diciamo così, di intervento, quindi inserendo diverse altre iniziative che loro possono fare come master di primo, secondo livello, di specializzazione e cose anche per quanto riguarda lo specifico dell'agricoltura. Perché noi abbiamo detto se voi venite a Battipaglia, fate un vostro centro qui a Battipaglia. E a Battipaglia siamo nel cuore praticamente diciamo, di un'agricoltura di alto livello, è importante avere attenzione. E quindi poi abbiamo contattato una serie di aziende del territorio che sono state felicissime di aderire pure loro, quindi questo è quello che noi ci sentiamo di fare per il territorio, cercando di sensibilizzare sempre più il territorio, cercando di promuovere sempre più cultura, ma questo dovrà servire per poi creare sempre più economia del territorio e la banca ha bisogno di questo, insomma. Lei è un po' l'ideatore del polo formativo qui a Battipaglia. Come è venuta questa intesa con il comune di Battipaglia? Allora è nato così, in estrema sintesi, c'era la necessità di avere anche a Salerno un polo Città del Sapere che è il polo Unitelma a Napoli. Volevamo portare questa esperienza così importante di Napoli anche in provincia di Salerno. L'abbiamo proposta ai commissari di Battipaglia trovando la loro grande disponibilità e attenzione, non posso non ringraziare il dottore Iorio. I commissari poi hanno deciso di fare un bando, a questo bando noi abbiamo partecipato con i requisiti che abbiamo. E siamo stati noi scelti per la creazione di questo polo. Tengo a precisare che il polo che nasce a Battipaglia nasce già grande, abbiamo Confindustria, abbiamo Camera di Commercio, abbiamo i più grandi imprenditori della Campania che sono con noi. È un polo che non si limiterà soltanto alla telematica, ma vedrà lezioni anche in presenza. Quello che noi ci proponiamo soprattutto è quello di dare una risposta, per quello che possiamo, lavorando in sinergia con il mondo degli imprenditori, a quell'esigenza che è avvertita anche a livello nazionale. Le stime parlano di un 28% di domanda di lavoro che non ha risposta perché gli imprenditori non trovano che i giovani che escono dalle università possano ricoprire ruoli e avere quegli strumenti necessari. Questo 28% di media nazionale quindi è presente anche da noi. Quello che vogliamo creare insieme agli imprenditori è dei percorsi formativi che rispondano, nascono dalle esigenze degli imprenditori, sia per i laureati che per le persone che invece sono diplomati. Quindi creare insieme, rispondere alle loro esigenze e creare insieme agli imprenditori questi percorsi formativi. Quindi questa, diciamo, è la sfida più importante, senza voler tralasciare poi invece i corsi che sono, diciamo, di telematica pura, ma non è solo quello che ci proponiamo. Il polo formativo di Battipaglia sicuramente darà un grande impulso anche ai giovani appena appunto laureati. Qual è l'idea, l'obiettivo del progetto? L'idea del progetto, l'obiettivo del progetto è quella di dare ai giovani e prepararli con le reali competenze, competenze che servono oggi per essere pronti per affrontare il mondo del lavoro. Noi siamo particolarmente attenti al discorso linguistico, perlomeno un ragazzo che esce dall'università deve conoscere perlomeno una lingua, che è quella dell'inglese. Infatti noi abbiamo stipulato anche degli accordi internazionali con altre università per le summer school, in modo che d'estate possano perfezionare la lingua. Poi c'è il progetto Erasmus, dove possiamo accogliere i ragazzi di altre università che verranno qua in zona. Verranno usate quindi le nuove tecnologie soprattutto?
Sicuramente, oggi è tutto sul digitale, quindi è importante che i ragazzi abbiano già queste competenze o perfezionare le competenze che già hanno, perché oggi i ragazzi il computer, i tablet, i smartphone li usano tranquillamente. Anche Confindustria ha deciso di aderire al progetto del polo formativo di Battipaglia, come mai? Tutto ciò che può creare valore per il territorio è fondamentale, soprattutto poi se di mezzo ci passano i giovani che sono le leve del futuro del territorio, quindi investire sui giovani per investire sulla crescita del territorio. Qual è l'impegno che Confindustria vuole dare appunto a questo polo? Sicuramente la vicinanza da parte delle imprese del territorio dal punto di vista di testimonianze, di vicinanza proprio fisica e anche come possibilità di dare una mano nell'indirizzo del percorso di studi per far sì di preparare profili di cui le aziende del territorio necessitano. Un progetto importante, quello del polo formativo Battipaglia. Sì, si inserisce in questo discorso collaborativo, di collaborazione tra diversi soggetti protagonisti del territorio, le scuole, le associazioni di categoria e speriamo tutti quanti gli enti interessati, per cercare di fare in modo di coinvolgere le energie positive del territorio in modo sempre più coordinato. Ci sono state diverse ovviamente adesioni, Confcommercio, Confindustria, quanto è importante la collaborazione tra i vari enti, le varie appunto realtà presenti qui sul territorio per iniziative del genere? È fondamentale, un progetto che non avremmo avviato e favorito se non ci fosse stata questa unitarietà di intenti e questa collaborazione di tutte le forze vive del territorio. Era questa la condizione principale che noi avevamo posto affinché questo progetto potesse realizzarsi. Questa forza positiva si sta concretizzando, speriamo che produca cose positive nel breve periodo soprattutto. Il Profagri di Battipaglia ha aderito al progetto del polo formativo qui a Battipaglia. L'importanza per i giovani? I ragazzi, questa opportunità rappresenta oggi una grandissima opportunità per i nostri alunni, in particolare per gli alunni del Profagri che si occupano esclusivamente di agricoltura, e quindi la presenza della Banca di Credito Cooperativo, della Confindustria, della Camera di Commercio può rappresentare per noi una trama di rapporti indispensabili, utilissima, che rappresenta una grande possibilità per i nostri allievi che possono interloquire con tutte le realtà produttive del territorio.